Buona giornata a tutti, rieccomi qua, sono Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, la seconda parte che inizia alle ore 19. Oggi siamo anche puntuali nel partire. La trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, la seconda parte tratta in questo caso della lettura del libro Il Sentiero d'Oro. Vi ricordo che abbiamo già letto il libro dell'Anticristo, abbiamo già letto la quarta parte di Gesù di Nazaret all'infamia umana. Adesso siamo abbastanza avanti nella lettura del Sentiero d'Oro. Ringrazio tutti quelli che hanno voluto comperarsi il libro e tutti quelli che se lo sono procurato anche da parte dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. E nel Sentiero d'Oro ci sono le immagini della religione romana come io le ho viste, come io le ho vissute, come io le ho percepite, come io mi sono relazionato con loro. Naturalmente, il Sentiero d'Oro è un esempio di com'è la percezione pagana. La percezione pagana può essere fatta con tutte le immagini antiche, cioè con tutti i paganesimi antichi, e può essere riportata anche nella costruzione del paganesimo futuro. Ma per quanto riguarda la costruzione del paganesimo futuro, andremo avanti nella trasmissione che va dalle ore 15 alle ore 16:30, con la fine del crogiolo dello stregone. E poi vedremo, forse, non lo so ancora, come questi elementi del crogiolo dello stregone siano delle divinità in sé, sia fuori dal mondo, sia dentro l'essere umano. E questa visione del mondo ci porta a ricostruire il paganesimo futuro. Perché noi abbiamo vissuto un paganesimo passato, abbiamo vissuto l'orrore cristiano e c'è la ricostruzione. La ricostruzione del paganesimo, come di ogni tipo di paganesimo, appartiene alle singole persone che lo praticano. Cioè le persone che praticano il paganesimo hanno la responsabilità di costruire la descrizione della loro magia, la descrizione di ciò che loro percepiscono e trasmetterla ad altri affinché gli altri possano partire dalla loro descrizione per espandere se stessi. Una descrizione fatta da un pagano non è la descrizione che dice: tu devi arrivare a questo, questa non è una verità a cui devi partire, ma sono degli elementi di cui ci si serve come in una scala, come in un arrampicarsi su una roccia dove ci sono degli appigli. Bene, il pagano fornisce degli appigli all'interno della propria vita, come molti apprendisti stregoni, molti stregoni, molti pagani hanno fornito degli appigli affinché io possa salire su questa parete, dei gradini affinché io possa salire su questa scala. A mia volta il mio successo sarà quello di fornire dei gradini per altre persone, cioè sarà quello di continuare il lavoro che è stato fatto per quello che io posso farlo, per come io lo posso fare. Le immagini della religione romana che leggiamo oggi è Libitina, Lua, Luna, Maia e Mammurio. Naturalmente ricordo sempre che, fin da quando abbiamo letto la premessa, le immagini della religione romana sono per come io le ho vissute in quel momento. Però esistono delle immagini della religione romana che sono state ben diverse. Per esempio, ultimamente sulla Repubblica mi sono letto un trafiletto che parla delle divinità della Basilicata. Una delle principali o la principale divinità della Basilicata era Mefite. Mefite rappresentava il potere del cielo e della terra, era una divinità sia dell'atmosfera ma anche del profondo dello spazio, sia un aspetto dell'essere terra. Mentre io quando vivo Mefite, quando percepisco Mefite, percepisco Mefite come sempre essere terra, ma come è stata trasformata nel corso dei secoli dalla percezione degli esseri umani. Per cui io percepisco un aspetto particolare. Questo non significa che nelle immagini che io vi descrivo non esistono moltissimi altri aspetti, moltissime altre condizioni che io non percepisco, io ho ignorato oppure ignoro, sia per questioni culturali, sia perché la mia preparazione culturale è scarsa, sia perché le mie predilezioni mi portano a percepire quello e non andare oltre a quello. Per cui il mio è chiaramente un contributo alla costruzione del paganesimo. Poi la costruzione del paganesimo è sempre un atto collettivo di un sistema sociale, non è mai l'atto di un individuo, non c'è un profeta, un maestro. Detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E il suo elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4. Anche su molti libri che comperate,
anche all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4. Il numero di telefono comunque è uguale. Vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza, e vi do anche il numero di telefono dell'istituto, che è 0338 39 10727. Ripeto, 0338 39 10727. Vi ricordo che è una segreteria telefonica a cui potete lasciare giù i vostri messaggi. Allora, accidenti, accidenti, accidenti. Dunque, vediamo un attimino, abbiamo detto che cominciamo da Libitina. Libitina, ricordo sempre che alla fine del libro del Sentiero d'Oro, non so se, penso che riprenderò la seconda parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, prima di passare ad altre cose, anche perché alterno una cosa strettamente pagana con definizione di quelli che sono gli insegnamenti del male, gli insegnamenti della perversione che nascono dai Vangeli ufficiali. Dopo finito queste immagini che io intendo leggervi, passerò a leggervi alcuni flashback sulla differenza dell'impostazione dell'educazione della scolastica e della scuola, cioè degli insegnamenti, nella società romana e la concettualità che ne avevano i cristiani. Probabilmente passerò a questo, anche per rispondere all'amico che ha telefonato oggi alle ore 16, insomma. E, vabbè, insomma, per definire alcune cose. Ricordo che non rispondo al telefono finché non ho finito la lettura. Risponderò al telefono quando ho finito il Sentiero d'Oro, ok? Libitina. Libitina è un imperativo morale. Ricordati che sei immortale. Piaceva tanto a Nerone per terrorizzare i suoi ospiti. Nello stesso tempo è il momento di aggregazione di chi è preposto a ricordare questo agli esseri. Libitina è la cessazione della vita fisica, non come momento di esplosione di energia, ma come monito agli esseri viventi affinché non sprechino l'occasione ricevuta. Qui giace colui che guidò eserciti ed umiliò popoli, commerciò in schiavi, privò esseri umani della libertà. Ora è un mucchio di ossa e di polvere e la sua coscienza si è dissolta. Ricorda. La vita degli esseri viventi della natura ha come fine la costruzione dell'essere luminoso, non quella di finire disperdendo la propria energia vitale al vento, riducendosi in un mucchio di polvere. Chi può onorare un imperativo morale di tal fatta? Chi vive costruendo il proprio corpo luminoso? Chi vive costruendo il proprio corpo luminoso, solo lui consegnerà ai libitinari le proprie spoglie mortali, proiettando la propria coscienza di sé nell'infinito. Chi può essere grato a Libitina? Solo chi, grazie alle necessità di tale imperativo, trae di che vivere gli operatori delle pompe funebri. Ricordiamo come di tali culti il cristianesimo ne abbia fatto un'arte per assoggettare gli esseri umani al loro Dio. Il terrore della morte veniva indicato dai preti come minaccia per ottenere le conversioni. Loro si autoproclamavano padroni del Dio, del loro Dio, unico Dio, e in quanto tali padroni della morte. D'altro canto, il loro Gesù era risorto dalla morte in carne e ossa, non era divenuto un essere eterno trasformandosi in essere luminoso. Il terrore, instillato attraverso la cupa esposizione di Libitina, era ed è un'arma nelle mani dei preti cristiani, l'unica arma. La morte del corpo fisico non è tenebre, né costituisce paura. Un essere umano, attraverso l'esercizio della propria libertà, la trasforma in nascita di un essere luminoso. Libitina non è un imperativo morale per ricondurre gli esseri umani ribelli a prostrarsi davanti al Dio dei cristiani. Libitina è un monito agli esseri umani perché esercitano la propria libertà, per sviluppare il proprio potere di essere diventando eterni. Mettano, se lo desiderano, i libitinari lastre di marmo, ma che siano poste sulle ceneri di un corpo fisico, nel quale il corpo luminoso è giunto a maturazione, non sul fallimento di sogni e speranze, tanto caro ai cristiani, per esaltare il proprio Dio. Volgendo il pensiero a Libitina, ricordiamo quanti giorni, quante ore, quanti secondi abbiamo ancora per esercitare la nostra libertà e costruire il nostro potere di essere. Dopodiché è sempre tardi. Martedì sera con Franco,
a chi ha partecipato al cosa, a chi ha partecipato a quella discussione che ha organizzato Franco, ho ricordato che ognuno è solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. In pratica, cerchiamo di non sprecare gli attimi che dobbiamo vivere mettendoci in ginocchio davanti a un assassino. E questo è il senso di Libitina. Libitina è una divinità. Ricordo che io uso indifferentemente nomi latini e nomi italiani, non vado a sottilizzare su questo. Libitina era la divinità dei libitinari, cioè degli individui delle pompe funebri. Loro praticamente onoravano Libitina e per onorare Libitina non facevano altro che adornare i carri funebri o quello che usavano con tutta una serie di ornamenti. Però Libitina è rimasta come essere luminoso ed è rimasta a indicare agli esseri umani la necessità di costruire se stessi, cioè la necessità di non sprecare nemmeno un attimo della propria esistenza. Ed è importantissimo questo perché il paganesimo è costruzione dell'individuo. Non è assoggettamento a una verità, non è assoggettamento a un'imposizione. Se non c'è costruzione dell'individuo, non c'è nemmeno sviluppo del Dio che cresce dentro. Se non c'è sviluppo del Dio che cresce dentro, non c'è relazione con tutti gli dèi che ci circondano. Se non c'è relazione con gli dèi che ci circondano, noi abbiamo rinunciato a diventare noi dèi a nostra volta. Se rinunciamo a diventare dèi a nostra volta, siamo solo bestiame di un gregge che va dritto al macello. Passiamo all'immagine di Lua. Associare Lua a Saturno è un'operazione funzionale all'individuazione di un essere le cui caratteristiche sono i desideri della specie umana e le sue aspettative. Gli esseri umani odiano, come tutti gli esseri della natura, affrontare le contraddizioni dell'esistente e si augurano che queste contraddizioni arrivino il più tardi possibile. Ma le contraddizioni non aspettano il momento d'essi desiderato. Arrivano immediatamente, velocemente e improvvisamente. In un film ho sentito la battuta del tipo pronto non esiste. Lua è l'essere scagliato contro i nemici, il desiderio di tranquillità nei confronti delle contraddizioni. A Lua vengono consacrate le spoglie nemiche, le spoglie conquistate nell'affrontare quella contraddizione che si avrebbe voluto evitare, ma che si è stati costretti ad affrontare. I desideri non sono dei puri moti dello spirito, sono delle concentrazioni collettive dell'attenzione. I desideri sono manipolazione delle linee di tensione dell'energia vitale. Dunque, Lua non è speranza dell'essere umano. Lua è un'entità formata dalle concentrazioni dell'attenzione degli esseri umani. Lua è la costruzione dello stregone attraverso la manipolazione delle linee di tensione. Lua è un potere di essere capace di fondersi con l'oggetto dell'attenzione. Solo la volontà dell'oggetto dell'attenzione può fermare Lua. Solo la volontà di chi subisce l'attenzione dello stregone può fermare Lua. Soltanto la volontà di chi subisce l'attacco delle imprecazioni può fermare gli effetti delle imprecazioni. Chi impreca, concentrando l'attenzione sull'oggetto dell'imprecazione, versa una grande quantità di energia vitale allo scopo di alterare l'attenzione dell'oggetto. Scopo dell'imprecazione è sviare l'attenzione dell'oggetto dagli obiettivi postisi dall'oggetto stesso. Questi sono gli scopi dello stregone nel manipolare le linee di tensione. Gli effetti sono diversi solo per la potenza e la coscienza attraverso la quale sono indirizzati, non per l'arte. Questo appartiene al fare del singolo individuo, qualunque cammino abbia intrapreso. Lua è una costruzione dell'essere umano, una costruzione che prese vita e forma, e da allora ha continuato ad esistere e ad espandersi. Lua esiste in quanto gli esseri umani l'hanno costruita con la loro energia vitale, con la loro attenzione. Lua diventa il centro di convergenza di tutti quegli esseri umani che concentrano la loro attenzione sperando di non dover risolvere direttamente le contraddizioni in modo diverso. Purtroppo le contraddizioni vanno sempre risolte in modo diverso e l'essere umano si trova a costruire Lua senza trarne un beneficio diretto. Nemmeno gli stregoni, con la loro capacità di manipolare le linee di tensione, possono usare Lua. I loro incantesimi, fra virgolette, vengono caricati da Lua, ma appartengono soltanto a loro. Così il fare degli esseri umani viene caricato concentrando l'attenzione attraverso Lua, ma è sempre fare degli esseri umani. Cosa significa caricarsi attraverso Lua? La rabbia espressa dagli esseri umani nei confronti dell'oggetto non è totale e immediata, ma cresce un po' alla volta.
L'essere umano si carica. Il caricarsi è un atto di magia, in quanto tutte le energie vitali dell'essere umano vengono prelevate dai vari obiettivi, considerati secondari, per concentrarsi sull'oggetto specifico. L'essere umano si compatta. Questo caricarsi costruisce l'UA. L'UA non dà nulla in cambio. L'UA si limita a concentrare l'energia dispersa dall'essere umano nella fase del suo caricamento. Non è dunque l'UA ad offendere l'oggetto dell'oppressione, ma il soggetto nella sua determinazione costruita attraverso il caricamento. Da l'UA possono prelevare soltanto gli apprendisti stregoni e gli stregoni e le streghe. Solo vivendo, chiamando le cose col loro vero nome, si può costringere quest'essere ad affiancare la propria attenzione per ampliare gli effetti e raggiungere il proprio obiettivo. L'UA è questo. Non a caso qualcuno l'ha identificata come una divinità della peste o della sorcera magica. Non è possibile difendersi dagli attacchi di l'UA se non mediante la volontà. L'esercizio della volontà non è gratuito per l'essere umano. È un obiettivo che deve essere raggiunto mediante una modificazione continua dell'essere stesso. Un continuo affrontare le contraddizioni dell'esistente. Quando manca questo, l'essere umano può soltanto alimentare l'UA diventandone preda qualora i maghi neri del macellaio di Sodoma e Gomorra intendano servirsene. Non è facile per un apprendista stregone o uno stregone servirsi di l'UA. Mescolare la propria energia vitale con quella di l'UA non è senza danno e spesso per recuperare la propria integrità l'apprendista stregone e lo stregone impiegano molto tempo e molte azioni. Perché affiancare l'UA a Saturno? Perché l'UA manipola, attraverso la volontà degli apprendisti stregoni e degli stregoni, permette il mantenimento della pace intesa come preservamento da attacchi stranieri, atti a distruggere il sistema sociale degli esseri umani stessi. L'UA era intesa come guardiana dell'età dell'oro, quando si era consci che solo dove c'era presenza di Saturno, l'età dell'oro era di casa. Ma l'UA è anche un abbaglio. È l'abbaglio del potere di essere mentre cresce dentro l'individuo. Quando cresce il potere di essere dentro una persona, la persona si crede capace e potente, in grado di fare qualunque cosa. Cioè praticamente tutti quelli che erano gli ostacoli psicologici nel fare le cose svaniscono uno a uno. E là nasce l'illusione che il potere di essere sia anche il potere dell'azione nel sistema sociale, esattamente come nel sistema sociale agisce il potere di avere. Cioè, chi ha il potere, chi sviluppa, alimenta il proprio potere di essere, si pensa quasi un mago, un dio o qualcosa del genere che agisce all'interno della società degli uomini. Ecco, questa illusione appartiene a l'UA. Vi faccio due esempi. In Castaneda voi trovate, quando Don Juan dice a Castaneda il motivo per cui gli sciamani, gli stregoni della sua stirpe vennero fatti fuori, dice arrivarono altri indiani dal nord e gli stregoni che facevano parte dei Toltechi, facevano parte di quella popolazione a cui lui diceva di fare riferimento, i Toltechi, che era una posizione preincaica molto antica, dice che si credevano talmente potenti nel loro potere di essere che non si accorsero invece che questi non avevano ancora la consapevolezza del potere di essere e agivano semplicemente di lancia e freccia. Davanti alla violenza fisica uno stregone si arrende sempre, non ha possibilità di usare il potere di essere. Il potere di essere si può usare per prevenire lance, frecce, cannoni e roghi, ma solo per prevenirli, non per fermare la freccia mentre ti viene incontro. E lo stesso discorso vale anche per i tibetani. Quando la Cina decise di riprendersi il Tibet, che gli era stato sottratto dagli inglesi, gli inglesi ne avevano fatto uno stato cuscinetto per i loro bisogni, per le loro strategie, e la Cina decise di riprendersi, i generali, i capi del Dalai Lama volevano fare resistenza, ma contavano sul potere del Dalai Lama, il potere del Dalai Lama che doveva essere potentissimo, era il potere del Buddha, il potere di smuovere le montagne. Quando invece si sono accorti che in realtà questo non esisteva perché era illusione dentro di sé, si suicidarono in pratica. Il problema è questo: il potere di essere abbaglia l'individuo che lo pratica se non ha la disciplina di sapere quando usare
la percezione alterata e quanto usare la razionalità nel quotidiano. Cioè, i problemi del quotidiano si affrontano con la razionalità nel quotidiano, i problemi della magia si affrontano attraverso la magia, attraverso la percezione alterata. In ognuno dei mondi della percezione alterata ci sono modalità e modi di essere di azione diversi. L'unica cosa che sta alla base dei comportamenti sia nel mondo quotidiano che nei mondi della percezione alterata sono i meccanismi che noi mettiamo in essere per affrontare le situazioni. Cioè, il meccanismo sia nel mondo quotidiano sia nella percezione alterata è una costante. Se io dico devo chiamare le cose col loro vero nome, al di là del significato che do al termine nome, lo devo fare sia nel mondo quotidiano sia nella percezione alterata. Ma proprio perché lo faccio nel mondo del quotidiano, costruisco il meccanismo che mi consente di chiamare le cose col loro vero nome nella percezione alterata. Se non chiamo più a Madonna perché ho avuto la visione della fonte, del campo di energia vitale della fonte, se non trasformo più in Madonna o in ninfa, cioè chiamo come campo di energia vitale della fonte, magari la chiamo ninfa, però quell'immagine, in ogni caso, più vado vicino alla definizione esatta dell'immagine, anche se farò molta fatica ad arrivarci, cioè ci vuole molta disciplina per riuscire ad arrivare, autodisciplina più, per arrivarci, però quell'immagine non sarà più in grado di sottomettermi. Questo perché? Perché nella vita di tutti i giorni ho imparato a chiamare le cose con il loro vero nome, per cui anche nei mondi della percezione chiamo le cose con il loro vero nome. Se io pratico la conoscenza e la consapevolezza nella vita di tutti i giorni, il meccanismo di ricerca della conoscenza e della consapevolezza lo riproduco anche in tutti i mondi della percezione. Allora, qual è la costante che noi abbiamo? La costante resta il meccanismo, resta la costruzione di noi stessi, resta il crogiolo dello stregone. Quel crogiolo dello stregone è una costante che si riproduce pur cambiando gli elementi che definisce, cioè gli elementi di riferimento, sia nella vita di tutti i giorni, sia nei mondi della percezione, sia ogni volta che alteriamo la percezione, sia nell'affrontare il sognare. Per cui quello che è importante sempre, perché vi dico non esiste una verità o qualcosa da raggiungere, ma esiste un percorso di libertà, perché il percorso di libertà non è altro l'affinamento di questi meccanismi e togliere tutto quello che ci ostacola, ma ad affinare quei meccanismi. Cioè, in sostanza abbiamo un percorso di dilatazione di noi stessi continui che ci permette di affrontare ogni percezione alterata e nello stesso tempo ci permette di affrontare il mondo in maniera diversa. Chiaramente, se arriva l'esercito cinese in Tibet, non è che i generali potevano fare una strategia per fermare l'esercito cinese nella percezione alterata, dovevano affrontare l'esercito cinese con le armi. Però se fosse, anziché pensare e illudersi che la potenza inglese gli avrebbe permesso di mantenere il loro stato fantoccio davanti alla Cina, anziché crearsi questa illusione, avrebbero messo in essere delle strategie, dei modi di vita diversi affinché i cinesi non fossero arrivati. E così vale per i toltechi. Se i toltechi, anziché illudersi di essere forti, di essere grandi, perché avevano parte del sognare, avevano alcune strategie di alterazione della percezione, anziché illudersi di essere forti rispetto agli altri indiani che stavano arrivando, avessero invece affrontato la realtà per quello che era, chiamando le cose col loro vero nome, sarebbero organizzati in maniera diversa per far fronte a queste cose. Bene, questo divino che porta a questo è Lua, con tutti gli aspetti e le cose diverse. Vi ricordo anche che le divinità del paganesimo si intersecano l'una con l'altra, non sono mai distinte nel modo assoluto. Costruiscono sempre delle relazioni. Ora, da Lua passiamo a un'altra divinità importantissima, ed è una divinità che è tutta particolare, cioè nel senso che è una di quelle divinità del paganesimo che sono coscienze in sé, per cui anche se le alimentiamo attraverso le relazioni, sono delle coscienze in se stesse. E la divinità è Luna, ed è riconosciuta da tutti i paganesimi possibili e immaginabili. Nell'antica Roma Luna era una della dea costante del firmamento. La sua presenza non è solo costante nel cielo e della notte, ma la sua voce è anche potente quando tutte le altre voci si sono acquietate. Ascoltare il suono della luna era un'attività costante, e non solo la luna rispondeva, ma le linee di tensione che da essa si espandevano avvolgevano tutto l'esistente. Le fasi lunari fornivano al pensato della ragione l'idea del rinnovamento costante e sistematico.
La voce della luna era rombo di tuono. Non solo parole udibili, sono flussi di tensione e di emozioni che avvolgono il contemplatore. Luna è una specie di guardiano degli esseri della natura, più antica di tutti loro e contemporaneamente e contemporanea all'essere Giove, sorveglia e assiste a tutti i ritmi delle trasformazioni subite dalla coperta dell'essere terra. La ragione può guardare la luna come un astro illuminante il cielo della notte, ma l'essere luminoso mentre cresce dentro l'essere umano si allinea con la luna, è come se seguisse le sue fasi, pulsa nel corso del proprio sviluppo. Nessun essere della natura, alla ricerca di sé lungo la via del sé, può ignorare quanto dalla luna si irraggia verso la terra. Gli esseri umani, quando ebbero il cervello bloccato dalla barriera del GH, intuirono come il loro divenire fosse armonico rispetto alle fasi lunari. I calendari e le scadenze furono articolati rispetto alle fasi della luna. Furono i veggenti a scoprire come la vita fosse correlazionata ai flussi provenienti dalla luna. Le variabili, le contraddizioni all'interno dell'essere natura furono innestate dall'essere luna. La luna è un essere in sé. Segue il proprio cammino per sviluppare la propria coscienza di sé lungo la via del sé, relazionandosi con l'esistente circostante. Scusate. La nascita della luna sull'essere terra ha favorito lo sviluppo di luna attraverso un aumento delle contraddizioni e delle condizioni nelle quali l'essere luna riversa la propria energia vitale e dalle quali l'essere luna riceve energia vitale e attenzione. Come essere in sé, l'essere luna può concentrare o distogliere la propria attenzione relazionandosi con gli esseri che su di lei concentrarono la loro attenzione. L'essere luna è un potente alleato per streghe e stregoni, nonché per tutti coloro che ricercano la libertà del fare in funzione dello sviluppo del proprio potere di essere. L'essere luna non si invoca, su di lei si concentra l'attenzione, la calma e il respiro, in sintonia con la sua voce, giorno dopo giorno, finché la luce non diventa più vivida ed avvolga il contemplatore. In quel momento la relazione fra il contemplatore e l'essere luna si è innestata ed inizia il flusso di energia vitale. Il contemplatore non si può permettere il lusso di perdersi in quella luce. La luce l'avvolge e lo divora, qualora egli non impari ad esercitare la propria volontà e la propria determinazione. L'essere luna non è un essere buono, come vanno farneticando i cristiani per il loro Dio. L'essere luna è un essere a caccia di energia vitale e di potere di essere, e come tale è in grado di prosciugare di energia vitale e determinazione ogni essere che con lei si relaziona, senza esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni. Il cacciatore di coscienza di sé, lungo la via del sé, si relaziona con quanto lo circonda, non si perde nel circostante. Esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, l'essere umano può costruire con l'essere luna un rapporto simbiotico atto a rafforzare il proprio corpo luminoso, rafforzando la propria via. A Roma l'essere luna non possiede nessuna leggenda, e questo non è funzionale al potere di avere. Egli ha bisogno di personificazioni da esaltare davanti alle quali mettere in ginocchio gli esseri umani. La prima operazione fatta dal potere di avere fu quella di abbinare l'essere luna con l'essere Diana. Il pensato della ragione probabilmente fece questa operazione, pensando uguale il principio femminile della vita con l'essere luna. L'essere donna ha le mestruazioni, con scadenze molto simili ai cicli lunari. Solo i veggenti riescono a scorgere la grande differenza che esiste fra questi due esseri. L'essere luna non ha caratteristiche assimilabili a quelle sessuali umane. L'essere luna è un essere in sé. Fatta questa operazione il potere di avere, determinò un'uguaglianza fra Diana e Artemide, costruendo un'immagine umanizzata sulla quale era possibile inventare delle storie, costruire delle statue e mettere in ginocchio dei popoli. L'essere luna è sempre là e chiunque può rapportarsi con lei. Ha poco il potere d'avere di tentare di descrivere quell'oggettività in funzione dei propri progetti. L'inganno non regge quando qualcuno alza gli occhi al cielo. Probabilmente l'operazione di isolamento degli esseri umani dall'oggettività in cui vivono gli riesce meglio oggi attraverso l'uso del mezzo televisivo, ma l'oggettività è sempre in agguato, pronta a cogliere ogni occasione per imporre se stessa all'attenzione degli esseri umani. Io ho un grande debito con la Luna, ho un grande debito di energia, perché ho costruito relazioni con l'essere Luna per almeno 3 anni, cioè per 3 anni ho mantenuto un rito attraverso le fasi lunari ad ogni luna piena,
e per 3 anni sono riuscito a manipolare quella che era la mia percezione del mondo che mi circondava. Qui ho una grandissima riconoscenza per l'essere umano, mi ha insegnato, fra le altre cose, anche la caccia d'agguato. E qui chiudo il discorso. Passiamo invece a un'altra divinità che conosciamo molto bene. La conosciamo bene perché la calpestiamo, cioè ci camminiamo sopra. Ed è Maya. E qui io ho fatto una divisione arbitraria che mi andava benissimo, ed è la divisione fra Tellus e Maya. Perché questo? Perché nel paganesimo voi troverete sempre la dea madre, la dea terra. Ed è una divinità costante di tutti i paganesimi, sia nordici che mediterranei. Quello che invece è più raro da trovare è l'essere terra, cioè pensare alla terra non tanto come madre, ma come essere in sé, come individuo. E io, siccome ho trovato proprio l'essere in sé, l'essere come individuo, cioè l'essere in mutamento e in espansione, ho dovuto dividere quella che era l'immagine di Maya, cioè la terra come che produce la natura, cioè che dà energia vitale affinché la natura cresca, perché ha interesse specifico che la natura cresca, dall'essere umano in se stesso, cioè praticamente, cioè l'essere terra in se stesso, perché praticamente sono due aspetti della stessa volontà e delle stesse determinazioni che esprimono due qualità divine diverse. E con queste due qualità divine diverse i pagani hanno costruito delle relazioni. E allora ho diviso sia Tellus, ho considerato sia Tellus come coscienza e consapevolezza e Maya come coscienza e consapevolezza. Maya, Tellus è l'essere terra, Maya è l'essere terra legato all'essere natura. L'essere terra è un essere enorme su cui gli esseri della natura poggiano i piedi. Una grande coscienza che segue la propria via per lo sviluppo della propria coscienza di sé lungo la via del sé. L'essere natura è parte di questa via, non l'intera via. L'essere natura non si relaziona con Tellus, ma con Maya, parte di Tellus. Per l'essere natura Maya è Tellus, ma per l'essere terra egli è Tellus e non Maya. Maya è la madre della natura, la sua alleata, il suo referente. A mano che l'essere natura si sviluppa, si evolve e si modifica, imporrà sempre di più la sua impronta nell'essere terra, diventandone parte, ma non sarà mai la totalità dell'essere terra. Così è per l'essere umano. Quindi egli si relazionerà con l'essere terra, e si relazionerà con l'essere terra, non si relazionerà con la coscienza di sé Tellus, ma con Maya, parte della coscienza di Tellus. Veramente si relazionerà con una piccola frazione di Maya, ma è lo stesso. Per gli esseri della natura Maya è la vita, ma lei non potrebbe esistere senza che gli esseri della natura, senza gli esseri della natura, questi la arricchiscono di energia vitale, di coscienza di sé, percorrendola con linee di tensione nuove ed originali. Maya non può fare a meno degli esseri viventi della natura, come questi non possono fare a meno di lei. L'identificazione come moglie di Vulcano appare logico. Maya è l'oggettività nella quale il fuoco distruttivo si trasforma generando la vita. La furia domata è trasformata da Maya per la costruzione dell'essere natura. Maya è una grande madre. La relazione degli esseri con lei avviene percorrendo Maya, vivendo. Non esiste nessun modo per relazionarsi con essa, e non è poco se si considera che vivere significa compenetrare tutte le contraddizioni dell'esistente, mentre non vivere significa abbandonarsi all'oggettività rinunciando all'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni. È considerata moglie di Fauno. Tale considerazione è riduttiva anche se pertinente. Maya è l'oggettività all'interno della quale la natura si sviluppa. L'essere Fauno è l'essere animale all'interno della natura. Maya è dunque sposa della natura, non prerogativa di un genere, anche se vasto, di specie al suo interno. È come se un singolo essere affermasse la specificità della sua personale relazione con Maya. Maya è oggettività dell'esistente della natura, non del singolo essere. Semmai il singolo essere può relazionarsi in modo particolare con Maya attraverso l'uso della propria attenzione e della propria volontà. Averne l'esclusività è un altro paio di maniche. Gli esseri umani possono relazionarsi con Maya in maniera specifica attraverso il fare delle proprie mani. Per
se l'essere tellus dalle mani degli esseri umani, se l'essere tellus dalle mani degli esseri umani desidera la purificazione dall'intasamento dell'energia vitale stagnata, Maya desidera lo sviluppo della propria coscienza di sé attraverso lo sviluppo dell'essere natura. Le due necessità sono in contrasto soltanto se si considera l'unicità del fare dell'essere terra. Il divenire dell'essere in pratica, a Tellus gli va bene che gli esseri umani inquinino, a Maya questo non gli va bene perché danneggiano la natura. Le due necessità sono in contrasto soltanto se si considera l'unicità del fare dell'essere terra. Il divenire dell'essere terra è un divenire estremamente dinamico nel quale vengono coinvolte milioni di contraddizioni contemporaneamente, a volte legate in maniera armonica, a volte in aperto contrasto. Le necessità di Maya frenano Tellus. Maya vuole costruire il divenire del pianeta Terra in armonia col divenire dell'essere natura. A Tellus l'essere natura è assolutamente indifferente. Gli esseri umani, qualora sia il loro fare, soddisferanno le esigenze di Tellus e nella loro, fra virgolette, natura e nella condizione del loro divenire. Maya desidera che gli esseri umani non distruggano la natura nello sviluppo del proprio divenire. Maya è un grande essere, i cui scopi e determinazioni sono tutt'uno con l'essere natura, e da questi esseri l'essere umano può trarre tutta l'energia vitale necessaria per sviluppare il proprio divenire. Il fare determina la relazione, l'attenzione e l'intento determinano la direzione, la volontà, la quantità di energia vitale impiegata dal singolo essere umano per entrare in relazione con Maya. La festa di Maya è il 1° maggio, soltanto perché in quella data, nelle nostre latitudini, sull'essere terra sboccia il regolio della natura. Il giorno di Maya è ogni giorno in cui ogni essere della natura intraprende il proprio cammino per diventare un essere luminoso. E questa è la visione di Maya, cioè la relazione dell'essere terra come terra madre, come terra generatrice di esseri, e base sulle quali la natura si sviluppa, sviluppa le proprie coscienze, sviluppa le proprie consapevolezze. Il discorso diverso invece da fare è per Tellus, perché Tellus è l'essere terra in sé. Ora, partendo dalle affermazioni della stregoneria, la stregoneria dice in pratica questo: uno dei motivi per cui l'essere umano è venuto sviluppandosi all'interno del pianeta Terra è il progetto che ha il pianeta Terra di costruire inquinamento, cioè di farsi togliere tutti quelli che sono i depositi di idrocarburi, farsi togliere il carbone, farsi togliere tutta una serie di elementi sulla superficie che sono elementi di energia vitale stagnata, cioè sono elementi morti che il pianeta non è in grado di levarsi fuori se non distruggendo la crosta terrestre. Distruggere la crosta terrestre per il pianeta significa distruggere la natura, significa ripartire da zero. La mediazione che ha fatto l'essere terra per non distruggere la superficie del pianeta e purificarsi dai giacimenti di carbone, di petrolio, cioè di tutto quello che le contamina, è lo sviluppo di un essere all'interno della natura che gli interessi questo tipo di materiale e lo trasformi in una composizione, in una situazione che l'essere terra può riaccelerare l'energia. Bene, l'essere umano è l'essere della natura che va a scavarsi il carbone, va a scavarsi il petrolio, lo brucia, nel far questo inquina la natura. Le scelte appartengono soltanto all'essere umano, cioè la terra ha espresso un bisogno, ha fatto una mediazione in termini, dopodiché l'essere umano può decidere se bruciare il carbone e il petrolio in 100 anni e distruggere la natura e distruggere se stesso, perché alla fine distrugge solo se stesso, perché la natura da qua a 600 milioni di anni è molto più rigogliosa di quanto lo sappiamo noi. Oppure può bruciare il tutto 1500, 2000, 3000 anni e con questo allungare i tempi senza distruggere il proprio esistere. A questo punto la scelta appartiene al singolo essere umano, alle determinazioni sociali dell'essere umano. Per cui due sono le immagini che abbiamo davanti a noi. Tellus, che è la coscienza dell'essere terra in quanto tale in sé, e Maya, che è invece la coscienza della terra legata all'essere natura, cioè la madre generatrice della natura. Ultima immagine, ed è Mamurio. Perché, re Numa, ricevete uno scudo dal cielo in pegno di vittoria? Questi lo consegnò a Mamurio. Allorché il re Numa ricevette uno scudo dal cielo in pegno di vittoria,
Questi lo consegnò a Mamurio per farne dissimili che affidò ai Sali. In pratica, anziché nascondere lo scudo sottoterra, Numa dice fammene 10-11 di uguali e così nessuno saprà mai qual è quello vero. Chi è Mamurio? Mamurio è quell'essere umano la cui capacità del fare è superiore a qualsiasi dio, a qualsiasi essere. Mamurio è quell'essere umano che attraverso il fare manipola la materia costruendo prodotti atti a soddisfare i bisogni umani. Non chiede nulla a Mamurio per il proprio lavoro, chiede soltanto di essere ricordato. Essere ricordato a perenne memoria. Costruire con le mani porta gli esseri umani a diventare esseri luminosi. I veggenti onorano Mamurio perché conoscono bene la trasformazione. L'odio di chi ruba il pane, costruito da altre mani, è feroce nei confronti di chi sa manipolare la materia per soddisfare i propri bisogni. Quando la volontà del costruttore non li trapassa da parte a parte, ecco costoro denigrare e deridere il costruttore. Lo definiscono miserabile della propria arte, mentre loro, incapaci nell'uso delle proprie mani, vivono rubando il suo pane. In queste condizioni si è voluto chiamare col nome di Mamurio l'anno vecchio, che veniva scacciato dalla città con bacchette bianche nella festa celebrata il 14 marzo. L'odio del potere di avere contro chiunque sappia usare le mani per costruire qualunque prodotto è sempre feroce. Il potere di avere non può fare a meno di costoro, per questo motivo è feroce nell'umiliarli e sottometterli. Sottomettere i costruttori è la misura del potere di avere. Per il potere di avere i costruttori che vanno rispettati sono coloro che non sono coloro che costruiscono, ma coloro che detengono il controllo militare di chi costruisce. Mamurio vuole essere ricordato nei sali a perenne memoria del fare e del potere che questo esercita nel divenire degli esseri umani. Mamurio è il fare dell'essere umano finalizzato alla costruzione del potere di essere attraverso la manipolazione della materia. E questa immagine di Mamurio è un'immagine che andrebbe affiancata a Saturno. Però Saturno, abbiamo detto, è lo stregone, mentre invece Mamurio potrebbe essere l'alchimista. Cioè potrebbe essere oppure l'operaio, oppure l'artigiano. Cioè tutte quelle persone che manipolano le cose, manipolano la materia, trasformano cose in materia per ottenere un risultato. Bene, tutte queste persone che fanno questo arrivano a trasformare se stessi, perché manipolare la materia porta la materia a manipolare noi stessi, manipolare l'energia vitale porta l'energia vitale a manipolare noi stessi. Quando si pratica il sognare si va nei mondi della percezione, i mondi della percezione manipolano il nostro sentire, guai a farsi sottomettere, fra virgolette. Bene, qui abbiamo finito la lettura del sentiero d'oro e visto che abbiamo finito la lettura del sentiero d'oro e stimolato dall'amico che ha telefonato oggi, vi do la lettura di tre situazioni. Vediamo un attimo chi sta telefonando. Pronto? Ciao, sono io. Ciao. Ciao Claudio, oggi mi hai gentilmente mandato a quel paese. Davvero? Quando? No, dai, scherzo. All'inizio della trasmissione. Ah, sì, sì, però sì. Però poi sì. Io purtroppo avevo un impegno urgentissimo, per cui disgraziatamente ho perso... Hai perso. Aspetta che abbasso. Sì, sì. Va bene così? Sì, sì, aspetta, sì. Aspetta. No, ma non ti ho mandato quel paese. No, dai, che veramente c'è una sol fatale, no? Sì, sì, no, io ti ho capito e ti ho compreso benissimo. Grazie. Soltanto che non sono io che non mi ero spiegata bene l'ultima volta con te. Primo, perché avevamo i minuti contati. Secondo, perché ultimamente, siccome ho avuto... Sì, ho avuto in famiglia dei problemi. Questo mi spiace. Sì, te l'ho anche detto al telefono. Sì, vabbè. Sì. E devo ancora riprendermi bene. Quindi a volte magari così vado un po', cioè vago un po' nel vuoto, non riesco a trovare il filo del discorso, ma per quello ti ho parlato anche di memoria, eccetera. Vabbè, insomma. Ecco, io vorrei farmi capire un po'... per quanto riguarda l'ultima volta, se permetti, guarda, posso? Sì, certo. La domanda che ti avevo rivolto la volta scorsa è perché qualcuno mi aveva detto, qualcuno
che per capire i processi storici è necessaria un'analisi filosofica. E qui cita Vico Sì. sui processi storici che vanno, I vengono corsi e i e ricorsi, sì. ritornano, e per questo che io avevo detto, a questo punto mi parla di Giulio Cesare, di restaurazioni, di Santa Alleanza, il congresso di Vienna, di primo governo di destra dopo la Costituzione dello Stato italiano, eccetera. Ecco, io non ero d'accordo su questo, volevo sentire la tua opinione, insomma, secondo queste persone io praticamente dovrei capire la legge e i principi che reggono questo sviluppo. Cioè, mi pare che Marx, a proposito di filosofi, anche lui, anche Marx, che non era certamente l'ultimo venuto, aveva sbagliato previsioni storiche in quanto aveva visto nella Germania la madre della vera rivoluzione operaia. Sì, non aveva detto quando, no? Cosa? Non aveva detto quando, Sì, capisci? ma Cioè, può lui essere che mi ha la invidiato moltissimo che questo fatto poi si sia Ma sai, lo, il grande sconvolgimento, la grande rivoluzione poi si è successa in quella che è l'ex Sì, Unione però guarda Sovietica. che lui parlava di rivoluzione comunista, non di rivoluzione socialista, cioè non di Sì. ribellismo, che sono due cose diverse. Cioè, il tentativo fatto dall'Unione Sovietica, no? e dagli altri paesi fu un tentativo di uguaglianza, no? Cioè, Sì. però è ancora all'interno dell'ideologia borghese, capisci? Non è ancora quello che Marx andava a definire, anche perché ormai è cambiato, anche le sue definizioni sono state molto modificate. Sì. Beh, ma io volevo dire questo, che affermare che la destra storica, l'età giolittiana, le restituzioni varie, per poi arrivare ai giorni nostri, siano una conseguenza di un pensiero filosofico che si ripete all'infinito, dico, Sì. appunto, cioè come qualcosa di ineluttabile, di oggettivo e necessario, mi sembra, per quanto mi riguarda, un'assurdità, in quanto anch'io come te credo, sono quasi convinta che tutto avvenga per caso, credo nella cosiddetta variante impazzita, ma Ma mi sembra non che ci sia sempre qualcuno che vuole controllare l'incontrollabile, cioè mi sembra un discorso abbastanza monoteistico questo, forse sbaglio io, No, ma forse non so, No, forse ho capito la questione. No, il discorso, secondo me, il discorso è questo. I corsi storici di Vico sono una cazzata, si è già dimostrato che è una stupidaggine. E anche quest'altro, Marx diceva che quando la storia si ripete, la prima volta è una tragedia, la seconda una farsa. Ma il problema è che Non ho capito bene. Marx diceva che la storia, quando si ripete, la prima volta è una Una tragedia? tragedia e la seconda una farsa, è una Sì. buffonata. E non esistono ricorsi storici, semplicemente Vico aveva notato alcune analogie e da là ha costruito sopra il suo castello. Però Ecco. non esiste un corso di ricorsi storici, semplicemente esistono gli esseri umani che affrontano un'oggettività e che la interpretano dal loro punto di vista sia intellettivo sia emozionale. Sì. È questo. Per cui chiaramente, siccome gli esseri umani hanno due braccia, se devono rompere la testa a qualcuno, o usano un bastone o usano una treccia, però usano sempre le mani, capito? Sì, sì, Per cui sì. la risposta sembra uguale, ma in realtà il motore è data dal rapporto soggettivo, cioè degli esseri umani, col mondo che ci circonda, con le sollecitazioni che arrivano. Certo, Cioè, certo. quello è il mio bisogno è questo, il Sì. mondo dov'è, cosa mi sollecita? Mi sollecita quest'altro, dunque io reagisco e poi dipende dalla mia soggettività se la reazione è corretta oppure non è corretta. Cioè, Sì. se a noi servono soldi, posso sia lavorare che rubarli, Sì. capisci? Però le sollecitazioni vengono dal mondo e la mia risposta soggettiva. Sì, quindi tutto questo discorso No, la sì. storia ha un suo sviluppo nel produrre ciò che è l'esistente, ma non è detto che l'esistente sia effettivamente di quella cosa che io ho individuato. Ci sono talmente tante variabili che intercorrono, per cui vabbè, che si sta, non so, il congresso di Vienna, però non è detto che la risposta che c'è in questo momento sia data per il congresso di Vienna. Il congresso di Vienna ha costruito un'oggettività, ma la mia percezione soggettiva viene magari da altre fonti. Sì, Cioè, certo. Non so che altre risposte darti Sì, no, mi sembra veramente. perfettamente
va benissimo. Sono perfettamente in linea con te. Sì, sì, ma... Cioè, io vivo il mondo, e il mondo vive di me. Il mondo mi dà delle sollecitazioni e io do delle risposte. Certo. E questo è un meccanismo. Sì. Ah, senti, Claudio... Dimmi. Per telefonare eventualmente a casa tua, quali sono gli orari, i giorni, i tempi che per te... Beh, io ti direi, la sera ci sono quelli sempre, non è che vado via e in giro, però dopo, domani non mi trovo, domani sera, però trovo un amico, sabato sera non mi trovo, però mi puoi trovare durante il giorno. Anche gli altri giorni di sera mi trovi sempre, sì, insomma. Beh, casomai però, faccio un tentativo, di massima ci sono, c'è la segreteria al limite, quella sì, sì, però... No, perché magari se dovessi spiegarti qualcosa senza andare in diretta, magari sì, potermi esprimere meglio con più tranquillità, magari so che posso anche chiamarti tranquilla, ecco. Allora io ti ringrazio, io ringrazio te. Cioè, non volevo assolutamente andare in un discorso di partiti, hai capito? Era solo un... Sono diventato un po' allergico ultimamente. Guarda, sono perfettamente d'accordo. Sono talmente noiosi. Sì, e beh, poi sono sempre le stesse formule. Sono un po' ripetitivi, sì. Ecco, esatto. Sono sempre all'infinito, sempre quelle, quindi... Sì, perché anche se fai, magari, se fai un apprezzamento, dico, ecco, allora tu sei con quello. Sì. Se fai un insulto, poi dici che una cosa non ti va bene, sì, allora sei contro. Perché bisogna per forza essere... Sì, da una parte o dall'altra, no. Invece non mi piace. No, non esiste, purtroppo io non mi ero spiegata bene, anche perché tu avevi i minuti contati. Sì, mi cacciavano io la regia, sì. Trovavo così un po'... diciamo in un momento non particolarmente felice, quindi non ci eravamo capiti bene, hai capito? Dai, non ti preoccupare, va benissimo così, dai, non c'è nessun problema, dai. Sì, sì, sì. Va bene, ti devo un po' dell'educazione pagana, allora, quella cristiana. Va bene? Grazie, ciao, bella. Ciao, sì, grazie, ciao. Allora, vediamo un attimino la differenza che c'è fra l'educazione, il sistema educazionale che c'era al tempo dei romani e il sistema educazionale che è stato proposto ai cristiani, che poi va a distruggere quello che è tutto l'insegnamento, tutta la cultura fra le persone. Cioè, mentre fra i romani la cultura era una cosa popolare di massa, mentre invece il cattolicesimo distrugge tutto il sapere, tutta la conoscenza per poter controllare le persone. Vediamo due minuti. Pronto? Oh, ciao, ti telefono, Aremi. Ciao, dimmi. Giro in bicicletta adesso. Adesso mi devo ascoltare la radio. Volevo salvare dei ridiculus. Sto dio qua, perché dei ridiculus mi pare di trovare tanti in giro. Dai cristiani, dai capi di Stato, tutti quanti dei ridiculus. Sì, ma mi cerco di non fare discorsi sui ridiculus. Ridiculus fu una divinità, no? Che i romani adottarono in maniera abbastanza secondaria, quando, non so se Annibale o Epiro, uno dei due, ma credo che sia Annibale, arrivò davanti a Roma, poteva conquistarla, no? Ma invece fu preso un po' dal panico e andò via, e i romani si misero a ridere e svilupparono questo divino. Cioè, Annibale poteva conquistare Roma, invece ha fatto marcia indietro. E questa è la divinità del ridiculus. Cioè, quello che poteva portare a termine un'operazione, invece non l'ha fatto perché si cagava l'osso, perché aveva fisime, aveva peli, aveva... Questo è ridiculus. Ho capito. Veramente che esiste questa divinità? Sì, 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 sì. Adesso il termine latino e il termine italiano, io poi vado un po' a strafalcioni, capisci? Però questa qua è importantissima comunque come divinità. Sì, sì, no, ma ridiculous lo trovo tutti i giorni. No, ma proprio ridiculous, comunque... qualsiasi roba che se oltre pensato, come dire, è ridiculous. Sì, vabbè, ma non è ciò che fa ridere, è ciò che non è in grado di arrivare a termine di un'operazione fatta. Sì, no, ma... Ridiculous è un dirigente d'azienda che riceve un'impostazione, che riceve un'eredità dal dirigente precedente, il quale ha speso 100 milioni. E siccome il dirigente precedente ha speso 100 milioni e gli bastano 2 milioni per recuperare i 100 milioni...
No, lui non spende i 2 milioni perché tanto i 100 milioni li ha fatti il dirigente precedente, facendo perdere la sua azienda 102 milioni. Come quello che lavoro da me. Quello è ridicolo. Sì. Vabbè, ciao ciao. L'audio. Ciao ciao. Ok. Andiamo avanti un attimino con la cultura allora. Vediamo l'educazione nel tardo impero dal secondo. Vediamo, no, mi sembrava di essere un po' avanti. Niente, andiamo avanti. Cominciamo invece da qua su. Cominciamo l'istruzione pubblica, libri e biblioteche. Siamo nella Roma antica. Saltiamo tutto il capitolo, andiamo a leggere questo. Questo portò di conseguenza all'impianto nella capitale di biblioteche secondo il modello greco. La prima insediata nel Atrium Libertatis nel 39 a.C. si attribuiva al ricco patrono delle arti Asinio Pollione, 76 a.C. 5 d.C. Si disse che Cesare avesse progettato la fondazione di una biblioteca sotto il regno di Augusto nel primo secolo d.C. La città di Roma ne aveva probabilmente due, la Biblioteca Palatina e un'altra nel Campo Marzio. In seguito sorsero altre biblioteche collegate ai templi. Nei templi non si andava a pregare. Il tempio di Cerere, c'erano gli archivi della plebe. Il tempio era un luogo di cultura, era un luogo di incontro, era un luogo di discussione, esattamente come il tempio di Gerusalemme, dove quel lurido maiale ha cacciato via la gente perché non studiasse, perché non imparasse, perché non avesse rapporti sociali. Dovevano solo mettersi in ginocchio davanti al dio suo pazzo. Cioè il tempio nell'antichità era un centro sociale, era un centro di cultura. In seguito sorsero altre biblioteche collegate ai templi e si affermò l'usanza di destinarvi due edifici, uno per le opere greche e l'altro per le opere latine. L'imperatore Traiano, 98-117 d.C., fondò una biblioteca di questo tipo nel Foro Traiano, ma nessuna biblioteca ci è rimasta, perché i cristiani hanno distrutto chiaramente, a parte alcuni resti di fondamenta del Foro Traiano e di libri che esse contenevano, sono andati perduti. Non gli amanuensi che hanno recuperato, hanno salvato i libri, no, li hanno distrutti, hanno fatto saccheggio. Libri, biblioteche e lettori erano il prodotto dello sviluppo sistematico dell'alfabetizzazione. Nel primo secolo dell'impero di Roma divenne un grande complesso dell'impero, Roma divenne un grande complesso urbano. Al tempio di Catone la sua popolazione non superava probabilmente i 250.000 abitanti, ma nel secondo secolo d.C. oltrepassava il milione. In una tale città, in una città di tali dimensioni, l'istruzione elementare era imprescindibile per un buon numero di cittadini. L'impero doveva servirsi di un gran numero di funzionari pubblici. Pensate che a Pompei, dopo gli scavi, hanno trovato scritte di propaganda elettorale sui muri. Ora, per fare delle scritte di propaganda sui muri, significa che tutti i cittadini che passavano di là dovevano saperle leggere. Pensate un po' a che livello era la cultura. Ma non la cultura delle classi sopra che fanno i grandi ragionamenti, la cultura popolare, cioè la cultura di chi poteva accedere alle biblioteche. E passiamo all'educazione nel tardo impero, dal secondo al quinto secolo. Tutti questi mutamenti e tutte queste evoluzioni ebbero un effetto profondo sull'educazione. Nel secondo secolo gli studi scolastici segnarono il passo e si irrigidirono. Gli autori controversi e polemici ne vennero esclusi. Al loro posto divenne oggetto di studio una serie di piccoli cervelli di secondo ordine, da Frontone ad Ausonio. Cioè praticamente il comando sociale cosa ha fatto? Ha allontanato quelli che erano i grossi studi classici e ha fatto insegnare nelle scuole dei piccoli autori, quelli che non davano fastidio, che non destavano preoccupazioni né dal lato politico né da quello sociale. Il compendio venne valorizzato per la stessa ragione, perché forniva una vasta congenie di nozioni abbastanza neutre, organizzate su una base, anche se non proprio razionale o particolarmente illuminata. Giovenale riferisce intorno a tali procedimenti istituzionalizzati. Prima lo leggono seduti, poi lo leggono in piedi, poi rimettono il disco e bla bla bla. Voi poveri maestri sotto questo diluvio di minestre riscaldate assassinati. In pratica veniva un po' svilito quello che era il ruolo dell'insegnante, perché doveva insegnare delle cose che secondo Giovenale erano abbastanza irrilevanti rispetto ai classici più grossi.
Di conseguenza, ora che i ragazzi erano costretti a imparare, crebbe anche l'interesse per i metodi della motivazione estrinseca. E proprio a questo proposito abbiamo una testimonianza di Svetonio. Marco Verrio Flacco, un liberto, si rese particolarmente famoso per il suo metodo di insegnamento. Infatti, per stimolare l'impegno degli scolari, egli soleva porre in gara l'uno con l'altro quelli dello stesso livello, non il più bravo col più fesso. Non solo fissando l'argomento su cui dovevano scrivere, ma offrendo anche un premio per il vincitore, qualche libro, qualche vecchio libro, bello o raro. Questo era dei metodi di insegnamento che c'erano a Roma durante il paganesimo. Stiamo parlando sempre del paganesimo imperiale, però ricordate che l'origine è sempre quello del Roma repubblicana. Bene, stabiliamo questo, che la scolarità era una cosa diffusa, tant'è che Minerva, per esempio, è la divinità dei maestri, è la divinità degli insegnanti e degli artigiani. Cioè, il maestro è una classe sociale, cioè per fare una classe sociale ci vuole tanti maestri, non ci vuole il prete che insegna, ci vogliono tanti maestri, e maestri pagati dallo Stato. Qui c'avrei anche un elenco, ma non ha importanza. Arrivati a questo punto invece arrivano i cristiani e da come i cristiani partono per distruggere quello che è la filosofia, quello che è la cultura, eccetera. Certo, neanche l'imperatore gli piaceva molto la filosofia che lo abbattesse, o il pensiero rivoluzionario, o le cose. Neanche loro piacevano, però avevano bisogno della cultura per sostenere il loro impero. Cioè, la cultura doveva essere popolare. Probabilmente erano tutti quelli che imparavano a leggere e scrivere, leggevano Platone o leggevano Cicerone. Neanche oggi veramente chi impara a leggere e scrivere si legge Cicerone o Platone, c'è pochissima gente che lo fa. Però c'era la possibilità di farlo, e questo è ciò che i cristiani hanno privato le persone. Vediamo Taziano, il ripudio della filosofia. Taziano di Siria, 1100-1172 d.C., dunque siamo a livello di Traiano, cioè del pezzo che vi ho detto prima. Fu uno dei primi padri della Chiesa, e benché di lui sopravviva solo il discorso ai greci, quest'opera basta a provare la sua netta ostilità contro ogni conquista culturale greca, medicina, filosofia, ginnastica, legge, arte, letteratura. L'acrimonia della sua polemica pervade tutta l'opera. Ai greci egli non riconosce altro che l'essere cultori dell'inganno, della casistica, della verbosità frivola, della corruzione. Con le sue parole essi, cosa dice sto Taziano, costrinsero l'arte della retorica a servire l'ingiustizia e la calunnia, vendendo a nolo la libera forza della parola e presentando spesso la stessa cosa, ora come giusta, ora come buona. Impiegarono l'arte poetica per descrivere battaglie e gli amorazzi degli dèi e la corruzione dell'anima. Questo è quello che dicono i cattolici, quello che dicono i cristiani. Non meglio se la passano i filosofi. Quale nobile cosa avete voi prodotto col vostro esercizio della filosofia? Quale dei vostri più eminenti uomini è stato esente da vanagloria? Uno che riesce a comprendere un meccanismo o che pensa di aver alterato se stesso, cavolo, se deve essere orgoglioso di questo. Domanda Taziano, facendo seguire alle domande retoriche alcune ferme ingiunzioni ai neofiti cristiani. Non siate distratti dalle solenni assemblee di filosofi, che non sono filosofi, che dogmatizzano l'uno contro l'altro, perché ciascuno non faccia altro che dare sfogo alle rozze fantasie del momento. Inoltre, essi si scontrano spesso tra loro, ognuno odia l'altro, indulgono in opinioni contrastanti e la loro arroganza li rende avidi dei posti più alti. Bene, col cristianesimo non ci saranno più opinioni contrastanti, perché i ferri roventi gli verranno impiantati ai filosofi. Giordano Bruno brucerà e non ci sarà più un pensiero diverso da quello della Chiesa. Così. Bisogna aspettare il 1946 per sapere qualcosa dei culti gnostici. Dice ancora questo libro, i culti gnostici sono molto oscuri. La loro documentazione storica si riduce per lo più agli accenni che vi fecero i primi padri della Chiesa. Benché la scoperta nel 1946 di una biblioteca gnostica cristiana abbia rivelato che, pur fondandosi ampiamente sulla letteratura
cristiana, fra virgolette, in continuo aumento e in rapida diffusione, essi non si tenevano sul sentiero dell'ortodossia cristiana apostolica. Bene, dei libri gnostici a noi non è arrivato nulla se non qualche passo qua e là, e se sono arrivati dei testi è stato grazie al deserto del Sahara, che ce ne ha restituiti nel 1946. Bene, grazie al deserto del Sahara io potrò scrivere un libro dal titolo Giuda Didimos Tommaso, quel Tommaso che ci mette il naso, l'ultimo stregone pagano. E con questo io ho finito la trasmissione di oggi, la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, che va in onda tutti i giovedì dalle ore 15 alle ore 16:30 e dalle ore 19 alle 20. Le due trasmissioni sono uguali e diverse allo stesso tempo. Nella prima trasmissione trattiamo il crogiolo dello stregone, nella seconda trasmissione invece parliamo dei vari libri che ho scritto, delle varie immagini del paganesimo e della stregoneria. Qual è lo scopo di quello che stiamo facendo? Lo scopo di quello che stiamo facendo è la ricostruzione del paganesimo antico, è la ricostruzione della stregoneria, è la ricostruzione di un modo con cui guardare il mondo senza essere sottomessi, è la ripresa della nostra forza, del nostro modo di essere. Bene, la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo finisce qui. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo. Vi ricordo che andremo sull'altipiano di Asiago una domenica di agosto a fare un rito, chiamiamo così un cerchio. Se qualcuno vuole venire mi telefoni, ne parliamo qualche minuto e decidiamo se viene oppure no. Insomma, dopodiché io farò gli appuntamenti dove ci troviamo e quando ci troviamo. Perché io decido se farli o non farli, perché è una questione di riservatezza rispetto a chi viene. E un conto è fare delle discussioni filosofiche dove si può dire qualunque cosa. Un altro conto è dove è in gioco la sensibilità delle singole persone. E dove è in gioco la sensibilità delle singole persone ci vuole un po' di delicatezza. Bene, grazie per avermi ascoltato e arrivederci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.